Lavoratori esternalizzati, assemblea dei dipendenti del Policlinico Umberto I di Roma ha annunciato uno sciopero a febbraio. L'assemblea dei dipendenti del Policlinico Umberto I di Roma che annunciano uno sciopero a febbraio. Massimo Tinagli. Abbiamo creato delle famiglie all'interno di questo ospedale e come tale abbiamo diritto al lavoro e a poter dare il meglio ai nostri figli e alle nostre famiglie. Marco è un infermiere, è uno dei 700 dipendenti esternalizzati della cooperativa OSA che lavorano al Policlinico Umberto I di Roma. Ha manifestato insieme ai suoi colleghi perché a fine contratto rischia di rimanere a casa. Lo ha fatto in un'assemblea organizzata dalla CGIL CISL UIL, funzione pubblica, per protestare contro alcune scelte unilaterali decise dal direttore generale del nosocomio che, affermano i sindacati, stanno mettendo in crisi la gestione dell'ospedale. Per una riorganizzazione scellerata e ovattata da un'assunzione del concorso pubblico, il direttore mette a rischio questi 700 lavoratori e dall'oggi a domani li vorrebbe appunto licenziare. Nell'incontro si è parlato anche della mancata riorganizzazione del personale dipendente, come invece previsto da accordi contrattuali, oltre al rischio di una sospensione del salario accessorio. Noi siamo qui per manifestare a favore dei lavoratori, tutti i lavoratori, sia quelli aziendali sia quelli non aziendali, ma anche dei vincitori di concorso infermieristici. Noi vorremmo sapere dalla regione che deve fare questo policlinico, che deve chiudere, deve rimanere aperto. La mobilitazione prosegue e per febbraio è stato indetto uno sciopero di tutti i lavoratori del Policlinico Umberto I.